di più. Ti amavo, sai, eri il mio uomo da rispettare, da voler bene. Sei andato via come una rondine, volando in alto senza di me. Sei andato via lasciando amaro nella mia bocca. Ci vuole te, ci grida il nome. Sì, il nome è tuo, ma inutilmente tu non ci sei. Sei andato via, sei andato via. Le notti inseguono un nuovo giorno, ma un tuo ritorno non ci sarà. Se tanto buio nei miei domani, ma sto aspettando la nuova luce. Sei andato via come una rondine, volando in alto senza di me. Sei andato via. Piccolina, c'avevo 8-9 anni, con le scimmiette. E quel signore che c'aveva questo quadro così con le scimmiette, se questa è una grande pittrice internazionale, non capisci. Però me la sono ritrovato poi questo quadro da Milena e mi sono ricordato questa immagine. Ecco, cosa devo dire? Che la nostra Cecilia è stata riconosciuta dallo Stato del Messico come la grande portatrice culturale della cultura messicana, anche la cultura dei morti. E l'abbiamo fatta la manifestazione della Chiesa qua. La cultura dei morti. La festa dei morti, tutto il mese di novembre. Con la Latina facciamo queste ricorrenze per l'altare dei morti e
ovviamente con il progetto De Frida Kahlo 360 gradi, come diceva Angela, abbiamo avuto un successo strepitoso proprio con le opere anche di Milena Petrarca e le poesie anche che abbiamo fatto con la signora Tiberi. Ha avuto molto esito perché raccontava proprio la vita vissuta di Frida Kahlo. Frida Kahlo era una persona molto guerriera, molto malata, molto malata anche fisicamente. Penso che con qualche trastorno mentale dopo tutto ciò che le era successo, perché lei raccontava che aveva subito due tipi di incidenti, no? Il primo era quando aveva avuto questo incidente sul tram. E il secondo, si parlava adesso dell'amore, quando ha trovato suo marito. Erano i due incidenti che lei diceva che l'aveva trovato. Perciò quando si parla dell'amore non è una cosa materiale che finisce in quell'angolo. Invece secondo me l'amore deve rimanere in eterno, perché la bellezza non soltanto è quella esteriore ma anche quella interiore che portiamo ognuno di noi. Una mostra su Frida Kahlo, che poi la nostra presidente si vestirà in maniera messicana e peruviana, Aide, come devo sentire anche lei. Desidererei che tutte voi pittrici fate un'opera a pure Frida Kahlo e fare una bella mostra a livello regionale. No, regionale. Regionale. Per farlo un po' importante. Facciamo la cosa un po'. Vabbè, io comunque mi sono comprata una borsa che raffigura Frida Kahlo, perché anche io l'adoro. Frida Kahlo non è soltanto un mito, un'icona, ma anche un stato di vita, una filosofia di vita da portare proprio all'interno di ognuno di noi. La guerriera. Allora, la organizziamo prima qui e conosciamo bene Frida Kahlo e poi piano piano vediamo di andare in provincia. Poi la porteremo a Rocca Gorgo con la nostra Anna Maria Angelica. E anche nel Messico la portiamo. Sì, il Messico programmato alla fine dell'anno, alla fine dell'anno proprio andarlo a portare questo progetto di Frida Kahlo, portarlo proprio a casa sua, la casa azzurra. Allora adesso sentiamo Aide, presidente del Perù.